Ciao e benvenuti in iWalk Barbecue. È giunto il momento di parlare di una novità assoluta del catalogo Weber 2022. È il modello Weber Genesis S335. Un design completamente nuovo, così definito vintage dagli stilisti del team Weber, in omaggio al 70° anniversario del grande marchio americano. Come per il precedente Genesis, qui abbiamo una generosa area di cottura, misura esattamente 68 x 48 cm. Abbiamo però anche qui delle novità assolute. Iniziamo dalla griglia di supporto superiore, è esattamente il doppio rispetto agli altri modelli ed è pieghevole in modo da assicurarci la prestazione quando appunto occorre. Anche le griglie sono sempre in ghisa trattata, ma abbiamo un'importante novità. Sotto la griglia principale troviamo un telaio, il Weber Craft. Questo è un telaio veramente versatile, multifunzione. In dotazione abbiamo questa griglia che ci permette di compensare la differenza tra la struttura del telaio e l'inserimento delle griglie gourmet della collezione Weber. Questo telaio ci dà la possibilità di inserire tanti altri accessori, come ad esempio questi. Sono le nuove piastre crafted che vanno a ampliare la zona di rosolatura oppure la zona dedicata alla pizza. La superficie è molto più ampia rispetto alle piastre gourmet che ormai conosciamo e che sono famose nel catalogo Weber, passando da un piatto per rosolare le verdure, alla cottura del pesce, alla pizza, al wok e anche a una ampia griglia di rosolatura formata a rombi. L'immagine dimostra chiaramente come si inseriscono appunto queste piastre all'interno del telaio. Vado a inserire la griglia piccola inferiore, che serve da compensazione, e qui ad esempio vado a innestare la grande pietra per pizza. Parliamo ora del cuore pulsante di questo prodotto, e Genesis è sempre Genesis. Quindi troviamo le barre aromatizzanti in acciaio inox, che non sono verniciate, quindi garantiscono una durata molto più ampia rispetto appunto a quelle smaltate. Troviamo il tubo crossover che collega appunto i tre bruciatori, e troviamo anche ulteriori barre che sono un ulteriore aiuto alle barre superiori, sono altri deflettori di calore. I bruciatori, come nel modello precedente, sono a misura trapezoidale, proprio per distribuire uniformemente dall'inizio alla fine la fiamma e quindi migliorare la prestazione di cottura. Ad aggiungere la potenza a questo Genesis interviene la Sear Station, non tre ma quattro bruciatori, il quarto è posizionato tra questi due per aumentare la potenza complessiva del barbecue a livello di kilowatt e aumentare la zona di rosolatura in questo punto preciso del barbecue. Altra novità per questo anno 2022 la troviamo esattamente all'interno del mobile. Per la prima volta Weber va a inserire la bombola all'interno del mobile stesso con il suo vano portabombola, in modo da alloggiare comodamente una bombola da 7,5 kg ma anche più grande. Il vassoio quindi non sarà più con scolo centrale, ma lo troviamo, come in questo caso, con lo scolo laterale. La struttura è in acciaio smaltato e favorisce lo scolo dei succhi di cottura lateralmente su questa vaschetta che ha il suo alloggio sicuro. Weber quest'anno ha pensato veramente a tutto, tanto da inserire al lato un praticissimo vano porta oggetti, tanto da inserire piastre, salse, accessori per la cottura in questa posizione verticale, comoda e sicura. A completare l'opera non poteva certo mancare un accessorio laterale, ovvero il fornello, con la fiamma incassata e dotato del suo coperchio incernierato. Weber quest'anno ha rivisitato l'estetica e si vede un ampio mobile, un ampio coperchio, soprattutto il coperchio, guardate qua, guardate la posizione dedicata al girarrosto, è un coperchio molto più alto proprio per ottimizzare anche la seconda griglia di cottura.
Riprendendo la struttura dei primissimi Genesis, come abbiamo detto all'inizio di questo video, il mobile è stato alzato anche nella parte inferiore, proprio per dar la possibilità di inserire l'alloggio della bombola e tanti altri oggetti utili per la nostra cottura. Spero vi sia davvero piaciuto questo nuovo prodotto, che è già diventato un successo. Vi aspettiamo al prossimo video. Ciao!